Dite la verità, questa proprio non ve l'aspettavate. Abbiamo finalmente l'annuncio per il Global, ovviamente, dell'arrivo dell'Ezza, di Gona GL e anche e soprattutto del Rising Dragon degli Z Fighters. Ma prima di iniziare a parlarne, ragazzi, mi invito fin da subito a lasciare un bel like e mi raccomando, vi aspetto in live questa sera perché, essendo lunedì, ovviamente avremo il nostro classico appuntamento dedicato al Lunedokkan, quindi segnatelo sempre sul calendario ogni lunedì, ma soprattutto questa sera sarà un'edizione abbastanza particolare perché avremo un antipasto. L'antipasto sarà l'episodio numero 47 di Super Dragon Ball Heroes, quindi seguiremo prima l'episodio insieme, quindi farò la reaction praticamente in live con voi e poi ci fionderemo subito nel Lunedokkan, si spera con ospiti. Detto questo, andiamo subito a vedere le date e poi sapete che vi dico, ce li andiamo anche a giocare. Quindi avremo il 16 febbraio l'arrivo degli Z Fighters, tra l'altro una delle LR che preferisco di più in assoluto all'interno di questo gioco, per Kit ovviamente. Ed avremo invece il 23 febbraio l'arrivo dell'Ezza di Gohan GL e di Cell, sempre all'interno del Global. Quindi veramente ci aspetta, a dir poco, un fine febbraio, una seconda metà di febbraio in realtà, veramente infuocata. Detto questo, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere perché voglio andare proprio a giocarli insieme a voi. Quindi video dedicato totalmente ai player Global ed andiamo a provare insieme nuovamente Gohan GL, ma in realtà anche per la prima volta qui sul canale, attenzione, con uno showcase dedicato tra virgolette proprio gli Z Fighters, gli Z Fighters in tutto e per tutto. Allora, fermi un attimo perché ho messo su, tra l'altro, il team Kamehameha e vi devo dire anche una cosa: sono contentissimo di come se la siano gestita, perché inizialmente ovviamente ci avevano lasciati un pochino in sospeso, tra virgolette, ci avevano in realtà non lasciati in sospeso, però basiti, tra virgolette, nella non contemporaneità nell'uscita dell'Ezza, soprattutto, di Gohan GL e di Cell Int. Tutti ci aspettavamo l'uscita in contemporanea, visto che stavamo festeggiando, tra l'altro, ecco, mi pare ancora la celeb di Super Heroes, di Super Hero, perdonatemi, in contemporanea. L'unica cosa uscita, tra virgolette, fuori schema, tra virgolette, fuori carreggiata, è stata proprio l'Ezza di Gohan e Cell. Tutti abbiamo gridato un pochino allo scandalo, tutti ci siamo indignati per questa cosa, perché nel Jap prima e perché nel Global dopo. E fortunatamente non è servito troppo tempo per l'arrivo di questi due personaggi e quindi ce li avremo durante questa celebrazione, tra virgolette, in cui avremo anche il nuovo Carnival con gli Z Fighters. E devo dirvi la verità, mi piace questa gestione, perché onestamente, ok, con Super Hero li avremmo ricevuti in anticipo, sarebbe stato anche a tema onestamente, perché comunque Super Hero è legato abbastanza a Gohan, anzi è legatissimo a Gohan, ancora più legato secondo me a Piccolo, ma lasciamo perdere questa cosa, è abbastanza anche legato a Cell se vogliamo, ma in realtà questa gestione comunque non è per nulla male, perché guarda caso gli Z Fighters in uscita in questo momento sono praticamente i best linker con Gohan insieme ad altri personaggi come ad esempio Goku Carnival. Cioè, paradossalmente, o curiosamente in realtà, i due Carnival, i due Goku Super Saiyan Carnival sono proprio i due best linker di Gohan. Quindi io credo che sia stata un'uscita abbastanza ponderata bene, insomma, dai, ci può stare. Tra l'altro andiamoci a vedere un attimo la carta, ragazzi, ve la faccio vedere giusto per sfizio, perché è veramente tanta tanta roba, fidatevi. Abbiamo nessuno stack in SA, ma attenzione perché la passiva è incredibile, secondo me, veramente, veramente bella. Chi più 5, attacco e difesa 150%, super class Alice, chi più 2, difesa più 50%, quindi fa da buffer, si autobuffa da solo i chi e l'attacco e la difesa, va bene. Riduce il danno del 30% sempre su se stessa. Si setappa l'attacco e la difesa del 15% per ogni attacco ricevuto. Chi più 2 in ogni turno, ogni volta che il personaggio riceve 5 attacchi all'interno della battaglia. E questa è la cosa più bella, tra l'altro, che ci permette di vedere le special dal turno successivo in cui lui ha ricevuto all'interno della battaglia 10 attacchi, quindi il decimo attacco. Raga, è veramente tanta tanta roba questa carta, a me fa impazzire, è bellissima. L'unico difetto che, devo dirlo, posso trovare a questa carta, e oddio, se vogliamo possiamo trovare per l'appunto, è soltanto la giocabilità, perché purtroppo non è che sia fra le carte questa qui più giocabili di questo gioco. Anzi, cioè, nonostante si tratti di Goku Super Saiyan, il che è tutto dire, perché di solito i Goku Super Saiyan comunque hanno una gran bella giocabilità, questa qui
è assolutamente giocabile, attenzione, ha una buona giocabilità, ma non ha secondo me la top giocabilità assoluta, perché ad esempio se la compariamo alla sua controparte tra virgolette, e cioè all'altro Carnival Tech, indubbiamente con l'altro ritroviamo più giocabilità. Perché? Perché all'interno dei top team tra virgolette, e per esempio vi cito Power Beyond Super Saiyan più Move Heroes, ecco, quella combinazione è veramente terrificante, perché Power Beyond più Move Heroes, quindi dei God per dirvi, permette a tantissimi personaggi di andarsene a inserire all'interno del suo team. Lui ad esempio, non facendo parte né di Power Beyond Super Saiyan né di Move Heroes, nonostante comunque faccia parte di un OVA, se non vedo errato, si chiamano, cioè quella la definizione ONA o OVA, una cosa del genere, non riesce a rientrare in Move Heroes, quindi non viene definito minimamente come movie. Questo è un peccato, è un peccato veramente, però ciò nonostante può giocare comunque in altri team veramente di assoluto livello, come per dirvi... intanto qui tra l'altro sto andando avanti, non sto nemmeno valutando il singolo item eccetera. Meglio così in realtà. Oddio, non mi ricordo se l'ho specificato, ma sì ragazzi, stiamo giocando in Kamehameha, cioè sto utilizzando doppio Gohan, quindi siamo in 180%, il che è vera... Mamma mia, attenzione un attimo, perché sono riuscito a lanciare in 24 Ki Gohan. Spero di non zompare in aria, perché la 24 Ki con Gohan Ultimate è una cosa più unica che rara. Per favore, cooler, metal cooler in realtà, non fa scherzi bro. Non fa scherzi. Sì, non fa scherzi. Ci abbiamo Gohan comunque con guardia. Vediamo un attimo quanto becchiamo. Ok. Non fate scherzi in alcun modo, perché io Gohan in 24 Ki lo devo vedere. Lo devo vedere. No, lo dobbiamo vedere Gohan Ultimate. Lo chiamo Gohan Ultimate e ovviamente non Gohan Beast. Dicevo, allora, cioè se uno... Se ci mettiamo un attimino a riflettere, non è nemmeno un problema la giocabilità di Z Fighters. L'unico problema, ve l'ho detto, è soltanto che comparato magari, sì, se uno ha negli occhi il tech, ovviamente la giocabilità scende, è leggermente minore, e soprattutto all'interno dei team in cui può andare a giocare comunque, allora, o quei team non li giocate proprio, o comunque in quei team avete delle buonissimissimissime alternative. Con questo non sto dicendo che lui sia inferiore agli altri, anzi, questo qui probabilmente è superiore praticamente quasi a tutti. Il problema è soltanto che se bisogna pensare alle stone e tutto il resto, se avete già delle alternative validissime tra l'altro, potete anche evitare in quel caso di pullare, anche se si tratta di un Rising Dragon con rate duplicati, e questa qui potrebbe essere veramente una grossissima chance di portarvi al caso il personaggio con maggiore facilità. Io tra l'altro nel mio jump ci ho provato, purtroppo non sono riuscito a pullarlo con 200-250 stone. Però considerate che con 200-250 stone c'è anche chi è riuscito a trovarlo tranquillamente all'ability 1, ability 2. Quindi, come per ogni Rising Dragon, insomma. Allora, Gohan con 328.000 di difesa. Sapete che secondo me sta staccando pure lentamente Gohan? Non lo so, lo vedo... peccato per gli Z Fighters che qui mi rimangono un attimino... col colpo in canna, va. Comunque ragazzi, io per evitare problemi vado a prendere un Whis qui, perché non so onestamente come potrà andare a finire. Mi ricordo, tra l'altro, questa Red Zone, raga, non l'affronto da un pochino. Qui purtroppo c'ha Silati, quindi... raga, che vi devo dire? Ce la prendiamo così, ce la prendiamo per come ce la... ci viene data, ecco, mettiamola così. Tra l'altro, questo Kamehameha, come vedete, mi sta permettendo di utilizzare una doppia rotazione, secondo me, del poco fantastica, fantastica. Perché da un lato ci abbiamo... allora, ci abbiamo da entrambi i lati, in realtà, Gohan AGL ad Ezza, che è un fenomeno a dir poco. D'altra parte invece abbiamo in una rotazione loro con damage reduction, possibilità di farci vedere le special, auto buff setup, in più anche buff agli alleati sulla difesa. Insomma, veramente un personaggio a dir poco quasi completo, perché la completezza di danni, tra l'altro pure i danni, raga, non li stiamo vedendo tantissimo perché qua ci hanno bloccato, però avremmo visto probabilmente sciogliere questa fase di cooler, insomma, del core. E basta. Basta silarmi continuamente, sì, già faccio più. Vabbè, 326.000, 284.000, ecco, da quest'altra parte abbiamo, ragazzi, ridendo e scherzando, abbiamo un altro fenomeno. Abbiamo altri due fenomeni in realtà, altri tre fenomeni, perché all'interno di questa rotazione ci abbiamo anche Goku Kid, attenzione. A cui se facciamo prendere un bel po' di orbettine, ecco, prendiamoci queste sette.
Allora, diciamo, abbiamo Gohan AGL, sempre guardia, sempre personaggio incredibile, ottimi danni consistenti, guardia, difesa che si va a staccare, ottimo buddy in Goku Carnival. Dall'altra parte abbiamo Goku Carnival che ci dà la possibilità di rivivere, ci dà la guardia permanente, o quasi, ci dà lo stack in difesa. Cioè, Kamehameha, ridendo e scherzando, ragazzi, allora, io non lo vedo troppo considerato negli ultimi tempi. Però è un team mazzo. Nel senso, guardate qui che cosa mi ha permesso di poter mettere all'interno di questo team. Cioè, mi ha permesso di poter mettere 5 sesti veramente allucinanti. Perché dico 5 sesti? Semplicemente perché forse l'anello debole, tra virgolette. Scusatemi un attimo, visto che mi ha bloccato, io farei una cosa. Te la lancio questa qui. Almeno facciamo fare qualcosina a Gohan, no? Vabbè, non che abbia fatto tantissimo, però ci può stare. Allora, 413.000, 366.000, ragazzi, sapete che vi dico? Tanto gli item ce li... Ma sapete che non ci ho fatto caso se abbiamo completato il setup per le special con gli Z-Fighters? Ma facciamo così, dai, non abusiamo di item, magari ce lo utilizziamo nel turno successivo. Facciamo così. Andiamo, teniamo gli Z-Fighters che comunque c'hanno l'ADR, c'abbiamo il colore a favore, quindi insomma, dico che siamo tranquillissimi. Gohan che tra l'altro mi va di nuovo in 24 key. Dico che siamo tranquillissimi, ma poco ci manca. Tra l'altro andiamo anche in posto special, 10 milioncini, così come se nulla fosse, veramente carini. Ovviamente sì ragazzi, stiamo provando tutti a full ability. Questa è una carta, raga, che a me piace, che vi devo dire, a me piace veramente un casino. Rosico un bel po' a non averla pullata all'interno del Jap. Ed è una carta che veramente io, dove ho la possibilità di inserirla, ce la inserisco, raga, poco da dire. Se non sbaglio, proprio in una delle ultime run che ho portato qui sul canale, con Vegito fisico, raga, io ce l'ho messo, cioè ci ho messo all'interno del team loro. Cavolo, la 24 key, ma non la può lanciare perché è stilato. Grande, grande One Ultimate, grande in realtà Metal Cooler Core. Va bene, attiviamo anche Goku Super Saiyan 3. Niente, continua a stilarci e la cosa non mi fa impazzire. Allora, qui raga, tanto l'abbiamo quasi chiusa praticamente la run. Prendiamocelo assolutamente il Whis, così stiamo tranquilli per questo e per il prossimo turno. Anche se raga, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno, però... Meglio evitare scherzoni, ecco, scherzoni incredibili. Tra l'altro purtroppo mi blocca un pochino il setup di Gohan questo turno perché mi ha assilato lui. Però non è un problema perché fin quando abbiamo il Whis, fin quando abbiamo la guardia attiva, dai, stiamo tranquilli. Poi, mal che vada, possiamo comunque giocarci sempre la carta del revive con Goku. Qui forse, sapete, avrebbe avuto più senso mettere Goku primo. Mettere Goku primo così... perfetto, lo facevamo un attimino boostare e ci lanciava una botta un attimino più interessante col super efficace, insomma. Vediamo un attimo se Goku terzo fa le pazzurdiate, perché prima vi dicevo, ecco, 5 sesti di team. In realtà a me anche lui non dispiace per nulla, perché lui giocato terzo, se inizia a fare le pazzurdiate che può fare, comunque è un bel personaggio, perché come vedete vi dà danni. In più, se riesce ad ecco qui, perfetto, in inanellare... Dalle 3 alle 4 special può fare tranquillamente degli ottimi danni, ma anche può avere una bella difesa. Lui per esempio, ragazzi, è un personaggio su cui io ad Ezza ci punterei tantissimo. Ma tanto. Vediamo un attimo, il setup delle special dovrebbe essere iniziato. Eccola qui, perfetto. Setup delle special finito, ma purtroppo non daremo manco il tempo a questo Metal Cooler di poterci attaccare perché... non ve l'ho fatta vedere, sono un cretino. Le dovevo attivare. Però comunque... Ecco qui. Ragazzi, voglio sapere assolutamente cosa ne pensate prima di tutto di questa carta dei Z-Fighters che mi piace tantissimo. Ha veramente un kit quasi perfetto dal punto di vista della completezza. E soprattutto cosa ne pensate finalmente della Global Win, dell'arrivo di Gohan AGL in contemporanea tra l'altro con l'uscita di questo Carnival. Veramente raga, c'ho più hype, vi devo dire la verità, c'ho più hype in questo momento per... questo fine febbraio del Global piuttosto che per la seconda parte dell'anniversario del Jap. L'ho detto per il Dual Carnival. Ragazzi, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete. Vi aspetto questa sera in live, mi raccomando non mancate, con l'episodio di Eros ed in più poi con l'Unidokkan. E detto questo, vi do appuntamento prossimo video.